Bella B, ma quando comincio ad avere i miei classici problemi sul pat da 1,5 m? Zitto che questo l'ho messo. Che Tipo cosa mi consigli di fare? continuare a bucarla così potrebbe essere una buona scelta. E No, questo vedi? già è un pat alla Gigi. Ti Poi a quel viene punto. il ticchio. Poi a quel punto l'ho vista andare. Ecco, e vado a Lì, sinistra. gancio secco. Quante Allora potremmo. cavolo di sfide mi hai vinto perché sbaglio sti pat? Insegnami! Ti insegno così. Lama del sand, lama del sand. Anche tu sbagli pat da 1 metro? Lama del sand. Lama del sand è l'attrezzo ideale per Gigi per imbucare i pat. In questo modo Gigi si concentra di più su cercare di colpire bene la palla al centro della lama e sull'equatore, si distrae da tutti i movimenti strani che causano hips o ticchi vari e la palla gli finisce dentro senza neanche pensarci. Lama del sand, ordinala anche tu al numero in sovraimpressione. Io volevo fare un video serio dove mi spiegava come pattare, però vabbè, io ci sto. Cioè, quando mi parti con la televendita, secondo me ha il suo perché. Io ti patto con la lama del sé. Ci sta. Lama del sand. No, vabbè, e qui però ti Qua piace vincere facile, ma non vale, non si può fare. si può fare ed è stato fatto a un campionato internazionale d'Italia, match play da Gigi. Io Sì, si può fare. Allora, intanto si può. facevo da caddy. Prime 9 buche, Gigi Shining, raga. stava Shining. remando con tutte le forze in La questo palla match volava play anche. contro un olandese, mi Se sembra fosse. è un crucco, mi ricordo. Vabbè. Tedesco. Tedesco. Era tedesco, era olandese, era Olandese, un po' guarda. più a nord dell'Italia. Può essere. Non riusciva a vincere neanche una buca perché non riusciva a imbucare mai un pat da un metro e mezzo, tutte E quelle quello distanze rideva lì. come un matto. Però C'aveva ragione. palleggiava in avanti, tanto sapeva che di birdie non ne arrivavano. Al primo green mancato Gigi faceva bogey e quindi stava portando a Un casa un ottimo disastro. risultato. Era, mi sembra, 4 up alle Se prime 9 buche. 4-5 addirittura la palla prima mi pare boh. Gigi era in momento di ticchio, viene definito, ovvero quando sei così insicuro sul pat che non il pensare alla Poi meccanica, al cercare di buttare dentro la palla, ti porta mi movevo. a Finita. non imbucare più. Un modo è stato distrarsi dalla meccanica cambiando strumento, utilizzando davvero il sand appattato per le restanti quasi 9 buche, Sì, ho soltanto con la lama del cominciato. sand. In questo modo. Purtroppo abbiamo cominciato dalla 11. Me l'hai detto alla 10 e alla 10 gli ho detto no, Benny, per favore. Cioè, qui è roba seria, c'è gente seria, non posso fare ste cose. E lui mi ha detto, ma no, fidati. Alla 10, ennesimo pat fuori. Quindi tipo 5 down Sì, dopo le sì, prime bravo. 10. Ero 4-5 con la 10, esatto. Era quasi irrecuperabile. Ha iniziato a pattare così, ha iniziato a mettere dentro tutti i pat. Il problema è che l'altro giocatore ha iniziato ad avere paura. Ha detto: ma questo qua mi imbuca con la lama del sand, Mi guardava malissimo. vuol dire che questo è matto totale. Ha iniziato a sbragare lui. Tu hai iniziato a Se imbucare qualche pat. Ma perché ha funzionato? In realtà non perché la lama del sand funziona meglio del pat, assolutamente. Se no non è neanche più facile, avremmo i in pat fatti realtà. così, è leggermente bombate. Se la compriamo fuori equatore viene una schifezza. Però in un momento di crisi mistica ha fatto distrarre Gigi dal muovere il pat dritto verso la buca. Si è concentrato soltanto a colpire la palla e alla fine la palla andava dentro. Ovviamente era un pat che comunque, un pat, era un modo di pattare che avevi già provato. Sì, in sfida lo facevo spesso per scherzare, a volte anche semplicemente perché giocavamo monoferro E e ti veniva quindi bene, per sì, mi è quello io te sempre l'ho detto, venuto bene. guarda che tu quei pat lì li imbucheresti così con la lama del sand. Proviamoci. Il tizio è impazzito, mi guardava malissimo e è andato un po' fuori, quindi ho recuperato un bel po'. Sì, mi sembra che il match sia finito alla 17ª Sì. buca, 2 up per Yes, l'olandese, mi quindi sembra proprio di sì. Però. era un match che stava andando al recupero. Da quella Adesso. volta l'ho rifatto anche più di una volta, perché effettivamente quando vai fuori e stai giocando, perché sai, tra un giro e l'altro uno si può anche inventare qualcosa, sta in putting green e in E qualche ci si modo. rimette l'asse, ma in quel momento lì si è sul pezzo, si è caldi, bisogna trovare il modo di portare a casa il risultato nella maniera migliore possibile. Per Gigi quello poteva essere un modo, ma vale su qualsiasi aspetto del gioco. Non ci sta partendo il drive, non accaniamoci a tirare il drive dentro le fratte. Usiamo un No, altro
usiamo un altro bastone per quel giro lì, poi in capo pratica cerchiamo di raddrizzare il colpo. Dobbiamo trovare il modo di portare a casa il risultato. Quindi, lama del sand, numero in sovraimpressione, 199,90 euro alle prime 46 telefonate. Ci sta. Siamo già a 45. Ciao ciao. Il problema è che sta qua non ne sbaglia uno per settimane. Adesso poi, appena accendiamo. No, vabbè. Hai dei dubbi? Quando vuoi. Quante palle abbiamo? 5. Passa, butta qua un po' di palle. Tu tieni questo.